Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Matteo Bellinello, giocatore dell'MF. Una vittoria importante contro il Bra, una vittoria che è arrivata soprattutto grazie ad un bel primo tempo, poi nel secondo invece siete riusciti a dilagare. Sì, è stato un bel primo tempo, e un po' meno il secondo tempo, ma alla fine siamo riusciti a giocare la nostra partita, lottando fino alla fine. Ecco, una squadra la vostra che appunto ha giocato una buona partita, sbagliando poco o nulla, però forse qualche errore di troppo nel primo tempo, potevate chiudere prima questa partita. Sì, diciamo che ci sono stati tanti sbagli a livello di porta, abbiamo sbagliato tanto e dobbiamo migliorare su quello e in allenamento faremo quello, in effetti. Il campionato è soltanto all'inizio, la stagione è ancora molto lunga, l'MF l'anno scorso ha mancato per un soffio l'accesso ai playoff, quest'anno è un obiettivo possibile? Sì, secondo me sì, dobbiamo lottare fino alla fine, abbiamo le possibilità, abbiamo le caratteristiche per arrivare alle fasi finali, ci proveremo, secondo me ci riusciremo. Marco Ferramosca, giocatore del Bra. Marco, oggi purtroppo è arrivata una sconfitta al Palatucci qui sul campo dell'MF, una sconfitta forse maturata soprattutto nel primo tempo. Una partita difficile, i ragazzi dell'MF sono stati bravi, noi c'eravamo io e Binzaru fuori quota, abbiamo provato a dare una mano ai ragazzi nuovi che non hanno mai giocato calcio a 5, purtroppo loro è tanto che giocano insieme da quanto mi hanno detto, ci abbiamo provato, non abbiamo fatto la nostra sporca figura, abbiamo giocato, purtroppo abbiamo perso. Nonostante tutto il Bra è riuscito a stare in partita quasi fino alla fine, come dicevi tu, una squadra giovane che ha ancora tanto da imparare, magari anche da giocatori come te, Binzaru, che possono fare il salto di qualità, visto che giocate anche stabilmente in C1. Secondo te il Bra dove può arrivare con questi giovani? Ma siamo una buona juniores, una buona under 21. Penso che comunque siamo tutti nuovi, tutti ragazzi che non ci conosciamo bene. Sono poche partite che giochiamo insieme, quindi sai, è un po' difficile giocare la domenica, il venerdì, però piano piano penso che possiamo anche toglierci piccole soddisfazioni, perché comunque siamo nuovi e tutto.